nel mezzo del servizio anche stasera, e sempre dal ristorante Rayeux con le maestranze che, come vedete, procedono sul lavoro. Stasera Lorenzo si approccia a una ricetta contenente uno storico ingrediente della ricetta italiana, non solo ligure, perché anche dalle altre parti, ma sarà lui a raccontarvi bene di cosa si tratta. Eccoci, Lorenzo. Buonasera a tutti, siamo in pieno inverno, sempre sul tema di sentire le stagioni a tavola. Questa sera presentiamo un'anteprima. In realtà presentiamo un abbinamento, come al solito, di due ingredienti, uno di terra e uno di mare, come vuole la tradizione della cucina ligure. Vediamo che cosa prepareremo questa sera, perché un ortaggio che credo pochi conoscono è un antico ortaggio del Tiguglio, è il cavolo navone. Ortaggio storico, antico, che ha la caratteristica di essere quasi completamente immerso sotto terra. Viene coltivato su terreno molto fine, sabbioso. Te lo alzo. Giuliano lo fa vedere. Molto irregolare a tratti, soprattutto perché non cresce in maniera, come dire, uniforme, unitaria, ha una forma, come dire, un po' irregolare. Essendo sempre in pieno inverno, prepareremo un risottino con navone e le uova di pesce salate. Perché vorrei che spiegassi la parte edibile qual è di questo ortaggio. Adesso, la parte, come dire, è che si riesce a cucinare, ovviamente, è da questa parte in poi. Vediamo come si prepara. Gli ingredienti sono ovviamente olio, una carota, sedano e una cipolla, per preparare il fumetto di verdure o il brodetto di verdura che andrà poi a nutrire il navone. Nel frattempo ovviamente andiamo a sgusciare, a pulire come una sorta di grande carota il navone. Nel frattempo, per necessità, come dire, della tempistica, l'abbiamo già messo a lessare, perché ha bisogno di circa una mezz'ora di tempo, perché ha una radice molto dura, molto consistente. Vediamo la tempistica. Andiamo, come al solito, a mettere in una pentola abbondante olio quanto necessario, e nel frattempo abbiamo tagliato dei piccoli pezzetti di cipolla dove andremo, come dire, a preparare. Andiamo a preparare il soffritto, qualche minuto per farlo soffriggere, 1-2 minuti facciamo una leggera doratura della cipolla. Trascorso il tempo necessario per fare soffriggere la cipolla, andiamo ad aggiungere il riso. Dipende, grosso modo, la dose, sono circa 100 grammi per una porzione. Grosso modo, per una porzione, come dire, non troppo generosa. Noi adesso andremo, questa ricetta la prepariamo per circa 3 risotti. Una volta che abbiamo messo il riso, andiamo a fare dorare il riso. Una volta fatto dorare il riso, lo andiamo a sfumare con un gocco di vino. Qualche istante per andare a far evaporare l'alcol contenuto nel vino. Ovviamente, se è possibile, si consiglia utilizzare un vermentino, perché è un vino che ha un'ottima sapidità, è un vino che ben si abbina ad una radice che è dolce nel suo carattere prevalente. Non dimentichiamo che è un cavolo, quindi ha una leggera sfumatura, un sentore ovviamente di cavolo, ma dolce, prodotto una sorta di
come dire, rapa rossa, in realtà una rapa bianca, potremmo a tutti gli effetti definirla, con invece che essere rossa, ovviamente è bianca. Prodotto che si può tranquillamente anche consumare lesso, un abbinamento a patata, e perché no, aggiungendo anche durante la preparazione di questo piatto del navone lesso, con un filo di olio extravergine di oliva, un velo di sale, perché essendo dolce il pepe è leggermente, come dire, secco e aromatico, e quindi ben si abbina e smorza un filino il dolce del cavolo. Una volta fatta questa operazione, fatto evaporare il vino, nel frattempo, come dire, siamo andati a preparare il brodetto o fumetto di pesce, che andiamo a questo punto a nutrire il risotto. Nel frattempo ho portato a ultimazione di cottura il navone, lo andiamo a togliere dalla bollitura, lo facciamo asciugare bene, si fa cuocere bene, adesso per comodità si potrebbe anche addirittura frullare, noi non lo facciamo perché io preferisco sempre, come dire, non farlo diventare troppo liscio, libero, che si ripete. Preferisco che si sentano i granelli che poi in realtà sono morbidi, come fosse una sorta di chicco di riso. Se dovessi abbinarti un pesce, che pesce ci abbineresti? Ma noi per esempio con questo prodotto facciamo addirittura anche i ravioli ovviamente fatti a mano che poi li andiamo per esempio a condire. Sono ravioli di cavolo navone, la forma è quella, come dire, tradizionale, la consistenza è la stessa, quindi uova, ricotta, un po' di maggiorana. Una volta fatto questo, il raviolo noi l'abbiniamo con un tucco, ma in realtà ovviamente non un tucco di carne, ma un tucco di triglia. La triglia ovviamente è un pesce che si trova tutto l'anno, quindi lo troviamo anche nella stagione invernale, per il semplice motivo che è un pesce, non dimentichiamolo, stanziale. Ormai siamo a metà cottura e andiamo ad aggiungere il navone che abbiamo calpestato con una forchetta. Adesso sono convinto che la nutrizione deve continuare a essere efficace, se no si ammappazza il tutto. Certo, assolutamente. Adesso continueremo ad aggiungere l'acqua del fumetto fino a portarlo a fine cottura. Domando, avessi dovuto farlo io al posto tuo qui nel ristorante, invece di un fumetto di verdura avrei aggiunto un fumetto di pesce. C'è un motivo per cui tu hai deciso... C'è un motivo deciso... perché l'incontro fra una doppia cottura, così come la caratteristica, gran parte della caratteristica della cucina tradizionale ligura, che è sempre stata la combinazione fra due o tre ingredienti, non uno di più, non uno di meno, avrebbe, come dire, prodotto ulteriore confusione. Quando in un piatto non riusciamo più a capire, a sentire l'ordine, a sentire una gerarchia nel sentire nelle papille gustative i vari ingredienti, questo vuol dire che non funziona. Quando un piatto diventa troppo difficile, non dimentichiamo, vuol dire che non funziona. E deve essere una ricerca che va proprio a sentire le caratteristiche di un prodotto naturale, possibilmente nel caso del pesce selvaggio, biologico, e quindi andare a sentire l'origine, per esempio delle caratteristiche della terra. Il navone vuole una terra molto sabbiosa, molto leggera,
infatti non a caso viene coltivato su terreno pianeggiante, non in collina come altri ortaggi, come il broccolo, così altrettanto anche il carciofo, veniva sempre coltivato nelle piane di Cavi e Lamagna, al fiume. Quindi questa è la ragione, quindi evitiamo di, come dire, di riempire, di ornare il piatto o il prodotto finito, perché per un semplice motivo che non sono io a sostenerlo, perché ornamento è delitto, nel caso in cui insomma si lavora con dei prodotti di grande qualità e di prima scelta. Andiamo a colorarlo un filino con le verdure che abbiamo messo nel fumetto, quindi la verdura, avendo cotto nel fumetto, ha ceduto tutto il sapore, quindi questo risulta assolutamente neutro e possiamo ad aggiungerla per, come dire, colorare un filino questo piatto estremamente pallido. Lo facciamo all'onda questo risotto, sei d'accordo? All'onda. Lo impiattiamo in piatti abbastanza sufficientemente larghi, come fosse una sorta di tortino. Fatta questa operazione, prendiamo le uova salate e andiamo a dare una grattata, una grattugiata sopra. Una volta fatta questa operazione andiamo in ultimo un velo di pepe, e andiamo proprio per, come dire, colorare, presentare bene il nostro piatto, in ultimo ad aggiungere la foglia del navone per andare a dare un lettino. Well, I like to think I fly in a kind of retro style. Well, I've heard it all before, but I'm feeling it again, like a black and white movie on a cold and rainy day. Well, it's time to set the mood, girl, what do you say? È buono, buono, buono. Passanova, baby, baby, won't you come over? Drink some wine, we can be dancing to the high five. Passanova.